out in New York City, dreaming, wishing you were with me. Girl, you look so pretty going out. Buongiorno. Oggi è sabato 16 ottobre. Andrò a fare il mio primo giro in moto, serio. Comunque, adesso si fa colazione. Una cosa molto semplice e veloce. Sono adesso le 8:10. E preparo un latte caldo con le proteine in polvere, lo chiamo cappuccino proteico, mi piace tantissimo, con fette tostate e marmellata. Sapete che ieri sera mi è venuta una stranissima idea, non so perché mi è venuta questa strana idea, di fare fetta tostata con la feta e la marmellata. Potrebbe essere una cosa pazzesca. Adesso prepariamo da mangiare. Been out in New York City dreaming, wishing you were with me. Girl, you look so... Guardate qua la schiumina. È un mega cappuccino. Come vedete si è sciolto anche benissimo il liquido, cioè le proteine in polvere, shakerando questo aggiungo, che non, se non avete in casa non siete nessuno. Questo è ottimo per eliminare i grumi, se non avete voglia di sporcare il frullatore. Intanto bevo, sempre idratazione. Allora, io ho tirato fuori la feta. Ora vediamo. Sono molto curiosa. Sapete che non è malissimo? Io la più marmellata però. Potete vedere, a parte il bruciato, a me piace molto abbinare cioccolata fondente e marmellata. Quindi se non l'avete mai provato, provatelo. Allora, dovrò mettere uno di questi due qua. Questo è per proteggere la schiena, spina dorsale, chiappe. Adesso non sono preparatissima sul darvi informazioni maggiori. E questa è la giacca che andrò a mettere io, che è di Brian, ed ha le spalle imbottite, anche i gomiti se non sbaglio, e anche un po' la schiena. No, non più di tanto. Ok, allora ci siamo fermati perché uno dei tre ragazzi vuole prendere un casco, perché quello che ha non è integrale, quindi sta tipo morendo di freddo. Però ora fa caldo a Bologna, andremo su per la Raticosa, comunque si sale un po' più in montagna e ovviamente sarà un po' più freschino. Ma che ho dei leggings, quindi che non venga troppo freddo. Io e i leggings siamo una cosa unica, ma mi sa che me ne pentirò quest'inverno. Quest'inverno roba pesante ovviamente. Stick around, clear your schedule, let's find something else to do tonight. Oh, you've been running through my mind all day. Yeah, you give me everything I need. Oh, anytime you need me there, I'll stay. Promise it's just you. Ci siamo fermati un attimo perché, oddio santo, è scomodo, devo dire, andare in moto. Io ho un male all'interno costa e ho già la pipì. Vai, vada, dove la facciamo? E niente, poi questo casco mi schiaccia un pochino, devo dire. Però vabbè, per il resto tutto bene, sto trovando una mia posizione abbastanza comoda. Thank you.
Abbiamo finito di mangiare. Abbiamo mangiato molto bene. Niente, adesso se ci si rimette in moto, diciamo che mi stanno fissando, oh. Mi sento a disagio. Oh, ci siamo fermati che c'è un lago enorme. Siamo arrivati verso Firenze e qui c'è anche una scuola di vela che si può fare su questo lago. Ma è davvero enorme. In giro in moto è peso, eh. Male alla schiena, male alle gambe, male alle braccia, un total body workout. Siamo arrivati in un altro punto perché dove eravamo prima era un tipo un club privato appunto di vele, non potevamo starci. Quindi ho chiesto al signore come poter arrivare più vicini al fiume e caspita, qua c'è proprio una spiaggia e il bar, il ristorante, quindi cioè d'estate probabilmente la gente ci viene a fare il bagno. Cioè, però l'acqua sembra proprio bella. Siamo fermati un attimo perché a Brian ogni tanto gli vengono dei crampi alla gamba, quindi abbiamo bisogno di fermarci. Comunque ho notato una cosa, che i motociclisti si salutano tutti, si devono per forza salutare, se no non sono contenti. O allungano una gamba o comunque alzano una mano, nonostante sia una curva cieca, ci siano altre macchine, niente, devono tirare fuori quel piede e salutarsi, mi fanno troppo ridere. Ora la faccio io se vuoi. Buono. Che pippa va che. Allora, raga, che dire? Siamo tornati dopo circa 10 ore di moto. Io sto tremando, non so perché. Avrò preso freddo l'ultima oretta. Ho fatto una doccia bollente, non riesco a non tremare. Ho preso conto della giornata. Non voglio più salire sulla moto. Per chi non è mai stato in moto dirà, vabbè, questa è strana. Ma magari sono strana lo stesso anche per chi è abituato ad andare in moto. Sta di fatto che io ho malissimo ovunque. Da passeggero comunque io cercavo di stare molto concentrata per muovermi insieme a Brian. Torcicollo perché stavo da una parte, stavo dall'altra, se stavo dritta c'avevo proprio il suo casco qua. Ho tutto il tempo ovviamente tirata, con tutto il corpo tirato, le cosce erano avvinghiate a lui, quindi l'interno coscia l'abbiamo lavorato. Le spalle avevo addosso una giacca, però è pesante, insomma, pesava molto sulle spalle, infatti è tutto malissimo qua. Sta di fatto che ogni volta che Brian frenava o accelerava, io tiravo le braccia. Schiena, stando sempre comunque in una posizione con la schiena abbastanza incurvata così, cercavo ogni tanto di ingobbirmi per cambiare un po', quindi male al fondo schiena. Dato che mi sembra di aver fatto un workout di 5 ore, cioè più o meno ho allenato tutto total body. È stata la giornata di oggi. Me l'aspettavo molto meno difficoltosa, è stata davvero tosta, psicologicamente anche, perché io quando poi sento tutti questi dolori mi sento anche come un peso per le altre persone. Ho bisogno di fermarmi, soprattutto al ritorno, un po' di volte, ogni tot, perché non riuscivo più, il mio corpo aveva troppi dolori, ecco. Poi magari Brian non sapeva questo, accelerava, frenava molto spesso e io in continua tensione. Infatti poi gliel'ho detto ed è andato un po' più piano e più o meno è andata meglio, però il mio sedere era sempre molto dolorante. Adesso mi sono fatta una mega doccia bollente, appunto come vi dicevo, ci stiamo preparando che andiamo a mangiare dai nostri amici, se riusciamo ad arrivarci ci andiamo ovviamente in macchina e niente, dopo quindi vi faccio vedere cosa andremo a mangiare. Buongiorno a tutti quanti, siamo al giorno dopo, è già l'una, già le 13, ci siamo alzati verso le 10
abbastanza in coma. Io ho dolori ovunque. Ho fatto colazione verso le 11, ho fatto i miei buonissimi French toast che faccio ogni domenica. Abbiamo anche pulito tutta casa, sì, nonostante i dolori, mi è venuta una voglia, io impazzisco delle volte, devo iniziare a pulire. Adesso dovremo anche andare a lavare, io la macchina, lui la moto. La macchina mia è piena di cacate di piccione, quindi assolutamente bisogna cercare di rimuoverle. Comunque, questa è la situazione della mia macchina. Cioè, qui c'è stato uno stormo di piccioni con la cacarella, assurdo. Quindi niente, adesso sono le 13.35, andiamo a lavare le macchine, e la macchina e la moto, sperando che comunque non ci sia molta gente a questo orario di domenica, e poi dopo prendiamo con calma, perché comunque abbiamo fatto colazione alle 11, quindi non abbiamo fame adesso sostanzialmente. Buongiorno, buonasera ragazzi. Allora, sono quasi le 8, ho preparato un pochettino qualcosa da mangiare. Siamo un po' deceduti verso le 5 e mezza del pomeriggio. Brian, ho preparato delle bruschette, pane tostato, poi ne ho fatte, vabbè, sono 5 bruschette. Due sono tonno, pomodoro, un po' di concentrato di pomodoro. Le altre sono con maionese e pomodori. La bowl, vabbè, questa insalatona con tonno naturale, e poi adesso ci aggiungo olio e sale, un po' di feta che mi è rimasta ancora, e ci abbino un po' di pane, cose del genere. Bene, direi che siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ringrazio per averlo seguito. Se per aver visto il video, mi raccomando, lasciate un mi piace e un commento che mi aiutano tantissimo. Iscrivetevi al canale, ovviamente. E poi, se volete anche seguirmi su Instagram, ovviamente questo è il mio profilo, lì condivido più che altro ricette, e poi ovviamente nelle storie vi porto con me durante le giornate. Alla prossima!